Eccoci ancora qui in diretta con Live on 4G, parliamo di letteratura con Nicola La Gioia e il suo La Ferocia. Tra l'altro, tu Nicola hai appena avuto l'incontro Sì, qui a sono Pescara. appena uscito Sei da appena questa uscito. bolgia. Com'è andata? È andata bene, ma c'è talmente tanta gente, ora sta continuando che non riuscivano a entrare, quindi è stato difficile uscire, però siamo fuori, Ma siamo come fuori. sono i pescaresi? Fanno domande? Beh, in questo caso Sono. non c'era l'ammissione Ah, non alla c'è. Ah, domanda, scusate. no, però ho visto recentemente un altro festival, c'era Umberto Eco che ha fatto tutta la Sì. sua presentazione e ha detto: siccome quelli che fanno le domande appartengono a uno 0,5% di pazzi, non facciamo fare le domande. In questo caso, senza neanche bisogno di dirlo, non sono state fatte domande. I pescaresi comunque sono belli, ma perché io in realtà avevo una frequentazione, avevo degli amici a Pescara quando ero ragazzino, quindi ci venivo spesso da Bari a Pescara, È insomma, vicino, insomma, in non era treno, così sono lontano. poche ore. Il tuo libro, La Ferocia, inserito nella sezione, tra l'altro curata da un bravissimo scrittore che è Paolo Di Paolo, che si chiama questa sezione Felici o Infelici. C'è da dire che nel tuo romanzo di felicità ce n'è un po' poca, perché insomma il tuo romanzo è appena uscito in libreria, magari qualcuno non l'ha ancora letto. È il racconto, possiamo dire, dell'inferocimento generale della società attraverso la caduta di una grande famiglia borghese, imprenditori edili baresi, della Puglia. Il romanzo inizia con una morte, lo possiamo dire, la morte della secondogenita, tanto amata, una morte che poi toglie il coperchio ad un sistema, no, di corruzione, di ricatti che non sono soltanto politici, economici, di potere, ma anche morali. Insomma, secondo te è così? Ci stiamo un po' inferocendo o siamo già nati inferociti? Sì, no, noi, sì, nasciamo inferociti noi di solito, proprio storicamente, però la storia della civiltà dovrebbe essere la storia proprio dell'allontanamento, no? Ci allontaniamo dalla barbarie per andare verso la civiltà. Il problema è che nei momenti particolarmente critici, difficili, tipo quello che stiamo vivendo, tipo un periodo di crisi, no? Io avevo finito di scrivere l'altro romanzo che avevamo un ministro dell'economia che diceva che la crisi non sarebbe mai arrivata, che era lo stesso ministro dell'economia che diceva che con la cultura non si mangiava. Mo, 5 anni dopo noi stiamo ancora qua, il ministro non è più ministro, però la crisi è arrivata. E allora appunto la ferocia in tutto questo, e appunto coinvolge anche questa famiglia i Salvemini, questa famiglia di costruttori, non è altro che il ritorno dello stato di natura che ci riagguanta le spalle ogni volta che noi crediamo, ci illudiamo di essercene emancipati. È un po', ora si festeggiano in questi giorni, 25 domani, 25 anni dalla caduta del muro di Berlino. Noi non avremmo detto 25 anni fa che il XXI secolo sarebbe cominciato così, cioè per alcuni versi a passo di gambero, cioè mangiandoci un po' di conquiste che ce l'avamo fatta, specialmente appunto in Europa, questa cosa qua, in Spagna, in Grecia, in Italia e così via. Quindi la ferocia è appunto l'atmosfera che pervade un po' tutto quanto il libro. I Salvemini, questa famiglia di costruttori, se fossero degli animali, sarebbero dei pescecani. Figuriamoci come si comportano i pescecani in un acquario che comincia a diventare più piccolo e più stretto, dove i pesci da mangiare sono sempre di meno. Quindi è un romanzo della crisi, però voglio dire, non è soltanto questa cosa qui, cioè nel senso che non è tutto quanto nero, ci sono degli spiragli, diciamo così, di luce in questi oceani di buio, perché in seno a questa famiglia nascono almeno due figli, che sono Clara, che è quella che muore però a pagina 4, e Michele, che sarebbe il suo fratellastro, perché è un figlio nato fuori dal matrimonio, che si mettono di traverso, cioè che rispetto a questa famiglia di pescecani iniziano, per dire, come dire, a remare contro. Ora, noi la ferocia di solito l'attribuiamo a certi predatori, a certi animali, no? Noi eravamo degli animali, prima dell'Homo sapiens, chissà con quale strana bestia eravamo. In questo romanzo ci sono anche spesso, no? Animali, persone. Perché questa cosa qua? Perché gli animali non fanno delle cose che noi facciamo. Non costruiscono i campi di concentramento, non bombardano Gaza e così via. Però noi siamo in grado, a differenza degli animali, di sradicare da noi l'istinto di prevaricazione che altrimenti ci porterebbe a sbranarci gli uni con gli altri. Michele e Clara, i due figli appunto sbagliati, diciamo così, questa cosa qua riescono a farlo. E allora questo atto di autosabotaggio in un mondo feroce, in un mondo spietato, riuscire appunto a sottrarsi episodicamente alla legge della giungla è una speranza magari piccola però solida a cui aggrapparsi. E secondo me nel romanzo, per come lo posso leggere io, che sono solo l'autore, questa cosa c'è.
Sì, un pochino c'è, anche se c'è da dire che insomma l'atmosfera è molto molto scura. Ci sono insomma tantissime frasi in cui tu, ce n'è una che ho trovato mentre appunto parlavi di questi paragoni con gli animali. Sai qual è la disciplina che meglio spiega il nuovo secolo? L'etologia. Metti una volpe affamata davanti a un branco di conigli, corri in piazza piena di colombi e li vedrai volare. Trovami il colombo che non vola, facciamo quello che la natura ha deciso per noi. Secondo te questo rinascere e questo rimettere in piazza, farci guidare così da questi istinti primordiali, da cosa è determinato soprattutto? Soltanto dalla crisi, soltanto dal fatto che insomma abbiamo perso quello che prima forse avevamo, oppure perché, ripeto, nel romanzo tu racconti una corruzione di tipo appunto politico, economico, ma anche profondamente morale, perché sì, la stessa sì. Clara che lotta contro questa famiglia, però in realtà vive una sua personale certo. discesa agli inferi, si lascia andare anche lei e i suoi istinti. Sì, deriva un po' dalla paura, no? Noi siamo. La paura è un sentimento che spesso ci domina. La paura anche quando poi il passo successivo rispetto alla paura magari può essere la cupidigia. Ho paura di non diventare re e quindi ammazzo il re, Macbeth, no? Macbeth, certo. Cioè questa cosa qua certo. e quindi bisogna vedere a questi istinti. Ecco, gli istinti. Che sono un po', come dire, l'elemento primario della faccenda, bisogna vedere poi in che cosa noi li trasformiamo. Cioè se li trasformiamo, come dicevo prima, in atti di prevaricazione o se li trasformiamo in un'altra cosa. Cioè, per esempio, metti due gli animali, ecco, torno sempre a questa cosa qua, due animali che giocano, che si azzuffano, che si... quella cosa lì, in quel nucleo lì, che cosa ci può stare? Qual è il passo successivo? Il passo successivo può essere magari che si azzannino alla gola, si ammazzino l'un l'altro, oppure che si accoppino, l'amore. E allora... L'istinto proprio è la prima cosa, è la molla iniziale, se non c'è quello non c'è proprio la vita. Noi però siamo capaci di trasformarlo appunto in qualcos'altro, la pulsione ad andare avanti, tu lo puoi trasformare in un carro armato oppure lo puoi trasformare in una biblioteca, ecco, ma quindi è il passo successivo la cosa, perché dall'istinto non ti liberi comunque, quella roba lì continua a esserci, anche perché è quello che ci tiene legato a qualcosa di misterioso. Se non ci fosse più l'elemento istintuale, noi non saremmo più legati, non saremmo quel strano anello mancante fra la natura e qualche cosa di divino, e noi non siamo né l'una né l'altra, proprio come dire, io sono proprio per la teoria classica della faccenda. L'istinto ci tiene ancorati a qualcosa di misterioso, però poi questa roba qui si può trasformare in un incubo per gli altri, ma anche per noi stessi, perché anche chi commette, anche gli animali, l'animale feroce uomo non è un animale felice, è un animale in fondo triste, oppure puoi provare a staccarti appunto dal spezzare, ecco, gli animali ancora una volta non riescono a spezzare il movimento circolare della violenza, noi sì, noi ci riusciamo episodicamente, però questo elemento episodico è veramente fondamentale, ed è che cos'è staccarci, spezzare il cerchio della violenza, è una forma rozza di amore alla fine, non è l'amore dei santi, è l'amore in cui ci è dato di inciampare. Perché dico inciampare? Perché non lo so se questa forma di amore qui, che è strappata appunto all'istinto di prevaricazione, noi la raggiungiamo attraverso un atto di volontà forte o perché siamo toccati da qualcos'altro, che per qualcuno può essere la grazia, per qualcun altro può essere, che ne so, un cortocircuito chimico. Non so a che cosa appartiene, se alla volontà o a quest'altro. Sta di fatto che noi siamo capaci di questi piccoli miracoli. Nel mio romanzo ce ne sono pochi, ma qualcuno c'è. Uno di questi è proprio questo amore... Che poi è l'amore fraterno, no? In realtà. Anche questo è sempre un po' ambiguo, perché forse è un passo dall'incesto, però sì. Poi in realtà non è così. Però sì, è un amore è fraterno. È quasi morboso, poi a un certo punto, perché due fratelli certo. Si staccano, ritornano. Perché poi il tuo romanzo, adesso abbiamo pochi minuti in realtà, sì. Però insomma, è tutto quello che hai raccontato è travestito molto bene da thriller, nel sì, senso sì. Che è come se gli avessi messo intorno il vestitino del thriller, che il romanzo si apre con una morte e prosegue con delle ricerche. Prima la ricerca di Michele, questo fratello con cui certo. Appunto Clara aveva questo rapporto morboso e che non si capisce dove sia finito, e poi dopo la ricerca che Michele fa sulle verità del romanzo, sulle verità sulla morte di Clara.
Chiara, ecco, avergli messo questo vestitino thriller, sì, ti ha forse anche, allora, aiuta molto il lettore a rimanere incollato alle pagine, aiuta anche lo scrittore nel raccontare. Sì, ha un travestimento noir forse, no? Anzi, no, forse sicuramente questo romanzo qui, però è, come dire, il genere utilizzato come mezzo e non come fine, nel senso che, no, il noir poi si lega a una tradizione ancora più antica che è quella dell'indagine, no? L'indagine, certo, per antonomasia, certo, in letteratura, addirittura arriviamo proprio alla tragedia greca, quella di Edipo che indaga su se stesso, e quando indaghi su te stesso o sulla tua famiglia non fai delle belle scoperte. Michele, in questo caso, come giustamente tu dicevi, sarebbe l'investigatore del caso, anche se però lui è un ragazzo mentalmente anche abbastanza instabile, quindi non è Sherlock Holmes, non utilizza la ragione, utilizza la luccicanza forse, però è come se lui nell'indagare sulla morte della sorella avesse come spirito guida la sorella morta. Questo però senza, come dire, non lo dico, cioè non c'è una deriva soprannaturale in questa cosa qui, c'è la semplice constatazione che, almeno secondo me, con le persone che noi abbiamo amato o a cui siamo stati molto vicini, persino con quelle che abbiamo odiato, insomma le persone con cui siamo scesi veramente ad un livello di intimità molto, molto, molto profonda, anche se sono morte, anche se non ci sono più, anche se sono lontane, a un certo punto è come se depositassero in noi, nostro malgrado, la loro forma, che è una forma di vita autonoma, che noi siamo interrogati dalle persone che abbiamo amato, siamo perseguitati e siamo anche guidati. Michele è guidato dalla forma ancora viva della sorella morta. Tutte queste cose sono contenute in un libro solo, che ci fa capire, insomma, quanto è bello e appassionante leggere La Feroce di Nicola La Gioia. Abbiamo appunto pochi minuti. Io, siccome tu citavi un altro ministro della cultura, ad aprire il Festival delle Letterature dell'Adriatico è stato Dario Franceschini, che ha fatto un discorso ricco di spunti, uno dei quali era legato al ruolo della lettura. Lui diceva, insomma, la risposta che dobbiamo dare è capire che ruolo può avere la lettura, che è un qualcosa di profondamente lento, profondamente intimo, in un mondo dove va tutto veloce e va tutto nel senso della condivisione. Ecco, tu che risposta daresti a questa domanda? E qual è, secondo te, in generale, dato che poi inserisci anche il social network nel tuo romanzo e tu sei comunque attivo, sì, sì, sui social network, quale deve essere il rapporto tra queste due cose? La letteratura si è sempre nutrita delle cose nuove, no? Pensiamo all'invenzione del treno, che poi viene subito preso dagli scrittori, no? Senza il treno Anna Karenina non avrebbe potuto ammazzarsi come si è ammazzata in Anna Karenina di Tolstoi. E l'importante, che io amo molto, esattamente, è l'importante, quindi il romanzo è una specie di corpaccione che può prendere tutto in sé, può prendere la tecnologia, la storia, la filosofia, la sociologia, tutto. L'importante è che però non faccia una traslazione di uno ad uno, perché la traslazione è quella delle salme, no, lo traduca in un codice letterario, persino i social network. Poi è vero che il mondo, come diceva il ministro Franceschini, va veloce, tutte queste cose qua, però il mondo va secondo diverse velocità, no? È tutto quanto veloce, però noi quanti grandi amori possiamo avere nella vita? 3, 4, ma vuol dire, certo, non 20, però possiamo viaggiare in tanti paesi, però contemporaneamente quante volte cambiamo nella vita, cioè, nel senso, le tante velocità si sovrappongono fra di loro. La lettura è una cosa effettivamente più lenta, però è fondamentale, secondo me è ancora, cioè, fin quando non si scopre qualche cosa che la sostituisce, è ancora uno strumento per leggere il mondo, non serve a diventare ricchi, serve però ad aprirti una specie di terzo occhio con cui leggi il mondo in maniera un pochettino diversa. E invece i social network, ci sono tantissimi gruppi che promuovono la lettura su internet. Uno di quelli più attivi che ci sta seguendo, so, è Sto Leggendo, che so che, no, insomma, sì, tu conosci. Sì, sì. Ecco, tu che opinione hai di questo? Cioè, è possibile in un paese dove, tra l'altro, insomma, dati dalla Bookmesse e dell'AIA, ancora sono diminuiti le vendite dei libri del 4%, sono diminuiti ancora i lettori, cioè in Italia il 57% degli italiani non legge neanche un libro all'anno. Allora, io credo che una qualche responsabilità la voglio addossare a questa cosa qui. L'Italia tradizionalmente è un paese che legge poco. Certo, c'è stata un po' una bolla negli ultimi anni, cioè io ho l'impressione che i grossi gruppi editoriali e anche i grossi media, quindi televisioni e anche qualche giornale, abbiano cercato prima che scoppiasse la crisi, più che formare lettori, sfornare consumatori di libri.
Per il consumatore di libro, di libri, a differenza che per il lettore, il libro non è un bene primario, quindi ai primi aliti di crisi ci rinuncia volentieri. Anziché appunto agire sul territorio, si è preferita appunto questa politica un po'. Quindi la cosa che suggerirei al ministro, nei cui panni non vorrei essere, perché poi appunto bisognerà vedere alla fine del mandato che cosa è successo, è di agire sul territorio, di agire molto sul territorio. Questa è Bianciardi, no? Aveva preso il camioncino andava in giro a fare la libreria, la biblioteca mobile per i paesini dove appunto non ci sono i libri. Anche in Italia ci sono un sacco di paesini, molte librerie chiudono, altre resistono. Molte librerie indipendenti potrebbero consorziarsi, per esempio leggevo l'altro giorno sul giornale, su Repubblica mi sembra, su Repubblica.it, quindi appunto non sul cartaceo, per dire appunto come si evolvono alcune cose. Parte del discorso sulla letteratura in Italia si è trasferito su internet perché c'è più spazio rispetto ai giornali di carta che ce n'erano sempre meno, che in Inghilterra e per esempio in Francia per reagire ad Amazon, per esempio 500 librerie indipendenti avevano costituito una specie di network per fare una loro specie di piccola Amazon, cioè tu ordinavi, sceglievi la libreria, ti arrivava il libro a casa, ma la libreria che avevi scelto prendeva una piccola percentuale su quel libro lì. Quindi, come dire, un po' idee da una parte e dall'altra la politica dovrebbe servire a darci gli strumenti per poi poter effettivamente far rialzare un po' quella curva che è andata verso il basso negli ultimi anni. E poi agire sul territorio anche con questi eventi come festival. I gruppi di lettura su internet, sì. Anche. È vero che sono saltati alcuni mediatori. Cioè tipo le recensioni, prima facevano vendere 100 copie, adesso una recensione ne fa vendere in proporzione 20. Però ci sono, da una parte sono saltati, io direi, i mediatori tradizionali, ci sono dei nuovi mediatori e a quelli io comunque ci sto abbastanza attento, perché internet è una giungla, quindi è più violenta forse rispetto alla carta, però mi sembra più vitale pure e io a quella vitalità non ci rinuncio. E poi non bisogna avere paura, per tornare anche ai temi. Come diceva del il Papa, tuo romanzo. Non abbiate paura. Grazie mille, grazie a Nicola La Gioia, La Ferocia. Noi continuiamo a parlare di libri e di letteratura con l'intervista che Stefania Chiale ha realizzato con Simona Castiglione. Grazie, grazie Nicola. Grazie.